mi sono sentito molto offeso da quello che è stato detto su di me e sul mio lavoro nella scorsa udienza. È stato ribadito con molta energia che io continuo ostinatamente a sbagliare un dato. Non solo, è stato addirittura detto che questo denota una situazione evidentemente di non totale tranquillità nella lettura dei dati. Questo errore marchiano. Qui l'unica cosa errata, senza aggettivi, è l'interpretazione data a quel dato. E mi sorprende molto perché nella prima udienza in cui ho esposto la perizia ho chiarito con estrema precisione cosa significa quel dato. E basterebbe veramente una credo che sia una mia probabilmente incapacità di spiegarlo. Di scriverlo. No, di spiegarlo. Ma cosa direste voi se quando parlate voi ci mettessimo a ridere, ci mettessimo a interrompere? Ma perché non lasciamo, che lo dica? Fa il vostro gioco. Ma certo, perché se dice delle cose inesatte sarà molto semplice dimostrare che sono inesatte. Allora lasciamogliele dire, però. Lasciamogliele dire. Noi gli abbiamo detto che ha sbagliato un numero apposta e risponde perché non. Ecco, questo già è molto grave che voi dite che lo abbia sbagliato apposta. Perché per tre volte lo ha scritto dopo che gliel'abbiamo detto. È una media. Scrive 97,5, questo ci deve spiegare. Allora, lasciamoglielo dire. Dice 37. Lasciamoglielo dire. Questo dato non è sbagliato, questo dato è correttissimo e vi ho già spiegato cosa vuol dire. Quella media del coefficiente di variazione della ferritina non è la media delle medie, è la variabilità totale su tutta la popolazione e quindi è chiaramente maggiore dei singoli CV, dei singoli. Lo chieda ai suoi consulenti. Ma questo non lo deve fare. Appunto, non potete farlo, siamo d'accordo. Di 4, di 22, di 80, di 26, non c'è un numero che la media faccia 97. Avvocato, ma queste sono medie, e allora? Ma su, ho detto, guarda, dica qualcosa anche lei. Dove sta scritto che è una media? Dove trova scritto che è una media? Mi dica. C'è scritto totale. Totale è una media. Totale è media? Allora, possiamo totale, lasciarlo. Cerco di spiegarle. Ma non può spiegare, posso spiegare. Ma no, ma lasci rispondere. No, però il problema. Lasci rispondere. Avvocato, il problema è che se qualcuno tenta di dare una spiegazione ad una domanda che mi pare voi stessi abbiate posto, gliela lasciamo dire. E soprattutto abbiamo quell'umiltà mentale di sentire prima ciò che ci dice senza pretendere di sapere già che non può dire nulla. È la terza volta. Allora. No, appunto, ma questo che dico però vale anche per me. È la terza volta che io vi riprendo. E insomma, non dovete. Io devo ricordare a tutti che qui per prendere la parola dovete essere autorizzati. Andiamo avanti. Allora, totale significa che su una colonna sono stati messi in fila i 457 dati di tutti gli atleti. Prendo la media di tutte queste 457 determinazioni, vedo ognuna di queste quanto si scosta, faccio il quadrato e calcolo la deviazione standard. Ci faccia vedere come viene 97,5, faccia il calcolo. Deve avere la deviazione standard. No, ce lo faccia. Non glielo posso fare, ci mi serve. No, ce lo deve fare. No, non glielo posso fare in questo momento. Lo faccia qui, siamo qui per questo. Siamo qui, guardi, se il Presidente ci dà la parola e ci consente, se ritiene che sia giusta questa cosa, se possiamo farla, eccetera, ci faccia il calcolo. Io voglio solo capire come fa a venire 97,5, siamo a pagina 24 della sua consulenza. Quando mi ha spiegato quello e mi rifà il calcolo, io mi acquieto. Qualcosa di più perché acquietarsi, no? La ringrazio. No, ancora. Presidente, io vorrei che lo facesse qui davanti a noi, perché lo fa, così fa, incomprensibile. Lo fa qua davanti a voi, solo che lo è fa così dopo. Incomprensibile. Facciamogli prima finire tutti gli argomenti che aveva da dire. No, dopo lo fa. Ma perché non se lo fa spiegare dai suoi consulenti? Che le potranno spiegare tranquillamente. Ci perdiamo, lo fa, lo poi fa. Ci perdiamo, tranquillo, lo facciamo subito. Con tutti i passaggi, uno per uno. Non so io se posso. Cioè, io le sto affermando che questo è un dato corretto. Io non so, lo devo dimostrare in questa maniera? No, se è possibile farlo, ci fa una cortesia a tutti, così eliminiamo ogni possibile dubbio. E teniamo conto che, oltretutto,
questo dato non serve a niente. Vabbè, perché io lo ripeto 50 volte. Il dato serve perché l'ha detto lei che serve. Dove? Mi trovi dove? L'ha detto lei, l'ha ridetto lei, guarda. Mi trovi dove? Noi gliel'abbiamo segnalato, lei a pagina 5 delle sue osservazioni ha detto il coefficiente di variabilità totale interindividuale della casistica dei calciatori della Juventus, riferito al totale di 457 esami, non è attribuito nessun valore. Ce lo spieghi, se no le chiediamo anche... No, la ringrazio, perché mi pare che ha detto lei... No, questo... E vediamo se sono... Chiediamogli di produrre che cosa ha detto in quel avvocato, processo. Avvocato, ecco. Allora, cosa ho detto? Io, per favore. Avvocato, per favore. Voi non dovete fare la polemica, così come. Poi se io dico che... No, è polemica. Me lo fa dire. O mi vuole aggredire per non farmi parlare. Mi faccia capire. Le chiedo scusa. Cioè, è possibile che qualcuno la pensi in modo diverso da voi e non sia in malafede? Deve spiegare. È possibile? Spiegare allora, se... Perché le no, variazioni nel lei deve stare zitto, per favore! E viene qui a dirci delle cose diverse. Allora, le sto dicendo che anche questo modo vostro di fare, che certamente non è simpatico, io ritengo, mi stia a sentire, per favore, non ritengo che il fatto di avere svolto, non ritengo che il fatto, né voi credo me l'abbiate segnalato, che il fatto di avere svolto eventuali precedenti consulenze costituisca un'incompatibilità con l'incarico di perito. Allora fatemi la cortesia, smettete di avere questo atteggiamento, che ripeto, non è simpatico e non è corretto. Ma facciamo giustizia, dottore, facciamo giustizia. Prendiamo le carte, quelle che servono, e facciamogli fare quel conto, così vediamo dove arriviamo. Quello è un altro discorso. Facciamogli fare il conto. Quello è un altro adesso, discorso, quello l'abbiamo domani, già detto. Non domani, facciamogli quello... fare adesso. Avvocato, io è la terza volta che la richiamo a tenere un comportamento corretto. Dopodiché devo assumere dei provvedimenti, non so che dire. Perché l'udienza la devo fare andare avanti e nei modi di legge. Non come volete voi, eh? Lei però mi deve spiegare. Va bene? Io l'udienza la devo fare andare avanti. Questo fa parte del processo. Fare i conti, lei gli dà del tempo. Io ho detto. Solo questo mi ha detto che non può fare. No. Il tempo lo deve fare. No, lei dice. Ha detto lui. No, lo facciamo avrei subito. L'ho fatto anche e lo avrei fatto comunque, anche con un vostro consulente o con un consulente del pubblico ministero. Mi state dicendo che adotto due pesi e due misure, come già ho sentito. È stato detto da altri, da me. Appunto. Fatemi capire. Altri non... Fatemi capire, se a voi risulta che io mi sono comportato diversamente anche a me, ricordatemi quando, e vi sfido, e qui sì vi sfido, non solo in questo processo, ma sempre, vi sfido a ricordarmi quando io mi sia comportato una volta in due modi diversi, a seconda che avessi a che fare col consulente, col perito, con qualcun altro, non so bene, va bene, allora, se no, fatemi la cortesia, non parlate, perché fate brutta figura. Come è venuto fuori l'ultimo valore? Ma guardi che stiamo parlando di una cosa che scientificamente è nota, non stiamo parlando di una cosa esoterica. Se lei mette uno appresso all'altro senza separarli, tutti e 400 quanti sono 57 valori, alla fine, all'ultima riga, ci fa come qui la media, la deviazione standard, e calcola il coefficiente di variazione, che viene 97,5. Ora... No, non ho capito. Stavolta l'ha detto. Non ho capito. Poi bisogna verificare se il calcolo è esatto, però il metodo è chiaro. Ho bisogno di sapere quali sono i numeri che usa. Tutti. Perché... Tutti quali? Tutti quelli dei calciatori presi in considerazione. 456. Esattamente. Da chi? Da lui. Quali calciatori? È della Juventus. Ma non scherza, 457 valori. Mi fa piacere che... No, 457 valori, non 400. Perché noi stiamo parlando di valori, voi perché dite calciatori? Perché ha detto lui. Ma ogni calciatore ha più valori. Che ho detto? Allora, solo fatemi capire, perché sono io, direttamente non capisco, però voglio capire bene. Lei prende 457 valori di ferritina. Sì, che sono esattamente quelli che lei ha utilizzato. Perfetto. Perché ha fatto il coefficiente di variabilità, quindi sono quelli che ha messo nella tabella. Senta, ma scusi, ma se io le dico che lei mi vuol far dire, vuole insinuare che il 97,5 è una media, ma... No! Sì. No, ma no, proprio no, sì. È un errore. Lei mi spieghi 97,5. Glielo spiegato 8 volte, lei prende tutti i 457 i valori, li mette su una colonna, sì. Sotto fa la media di questi 457 la valori, media... la media, quando guardi che queste parole,
queste parole non sono filosofie. Faccio la media di 457 valori, poi faccio la deviazione standard di questi 457 valori, ed è un calcolo statistico, e viene il valore di 97,5. Visto che stiamo dando tanta importanza a questo dato, è logico che l'obiettivo è solo quello di screditare, perché io ho detto che non c'ha valore. Che non è importante, va bene, comunque andiamo. Comunque io sono assolutamente certo del valore di questo dato, ma lo sono dal punto di vista teorico, oltre che dal punto di vista pratico. Allora, posso o non posso, in nome di una legge dello Stato applicata da tutti i giocatori italiani di questo mondo, italiano, che hanno applicato quel principio scientifico validato da un ente che si chiama Cora, validato da un ente che si chiama CONI, il quale ha stabilito dei parametri per andare ad individuare se è stata o meno somministrata la eritropoietina. Lui, in un processo, dice non lo posso utilizzare, lo chiama modello. Perché le analisi non sono affidabili? Rapidamente, perché non sono affidabili? Perfetto. Questo lo dice lei. No, questo l'ha scritto. Non è questo il motivo. No, vabbè, ma al di là di questo, motivo. Ma la domanda che si attende a me, voglio dire, e io come giudice che affido un incarico, posso dargli l'incarico CONI o non CONI, lasciando il periodo libero di scegliersi il metodo? Ma posso io chiedergli come mai non usa il metodo perché che tutti usano? Lui ha già risposto, il giudice non mi ha detto di utilizzare quel metodo, ne ho utilizzato quello che ho ritenuto più opportuno. Ma io ho un dato. Questa era la risposta che ha dato. Perfetto. E allora, visto che io gli avevo lasciato il campo libero, allora questa domanda diventa del tutto irrilevante, perché sulla base di ciò che ha utilizzato lui ci dobbiamo regolare e chiedergli se quello che ha fatto è giusto o no. Ma non perché non si è attenuto a quel protocollo. È tutto lì il punto. Ma potevo perché usarlo, questa... Ma la lasciamo perdere. Non c'era mica nessuno che glielo impediva. La lasciamo perdere. No, non lasciamo perdere. Però vorrei... Posso rispondere? Non lasciamo perdere. Dunque, prima cosa, il protocollo, io non rischio la salute, non esiste più da due lasciamo anni. Lasciamo perdere che non esiste no, più. Perché lei dice... Ma lei qui non lo voleva perché non gli andava bene. Ma non è vero. Talmente... Ma sì, lei mi dice perché non l'ha usato, non mi dà bene. Ma lasciamogli dare la risposta almeno. Non mi dà bene neanche qui, tant'è vero che non l'ho usato. Perché è un modello e se l'avesse usato, come sarebbe finita qui? Io non ma lo che uso. Domande allora, sono? Le posso fare un esempio? È una domanda fuori dal mondo, chiedergli se lui ma certo, perché io non glielo posso, che, ma perché volete porli voi, ma volete porli voi i quesiti al pericolo? No, scusi, la legislazione italiana. Io quando, no, per favore. Io quando ho formulato i quesiti, c'era la vostra presenza, io ho chiesto se avevate anche delle integrazioni da porre. Nessuno di voi ha proposto delle integrazioni, quindi voglio dire, perché altrimenti avreste potuto anche proporre e per dire proponga. Ma chi l'ha detto? Ma perché lo devo fare adesso? Io sto facendo un'altra cosa, ma insomma qui non si fa mica solo quello che vuole lei, avvocato, faccia la cortesia, stiamo facendo tutto quello che vuole lei. Mi pare che quello sarebbe il meno, visto che la perizia l'ho disposta io. E che c'è di male a fare una domanda perché quello non sarebbe ha usato il metodo poi che non usa. Mi pare non mi pare che si stia facendo tutto domanda. Quello che voglio che io visto che domanda. Continuate ve ne sto consentendo la facoltà a fare domande di tutti i tipi, fatemi solo la cortesia, ed è questo quello che vi chiedo, di non porre domande inutili, perché questa è una domanda inutile, perché semmai è il risultato di ciò che mi dice il perito che mi interessa. Non il metodo usato, o meglio, perché se fosse un metodo sbagliato quello usato dal perito sarebbe rilevante, ma perché non si è tenuto ad un altro metodo. Questa è una domanda che io ritengo irrilevante e pertanto non va posta. Andiamo avanti. Allora, lei perché potendo usare sulla base di quelli che erano gli elementi a sua disposizione il metodo della campagna io non rischio la salute, lei non lo ha utilizzato? E ho già detto che è irrilevante questa domanda. Ma com'è irrilevante? È irrilevante. Lui aveva la possibilità da parte sua di usare tutti i metodi che voleva. Avvocato, ho detto che è irrilevante questa domanda. E pertanto non ritengo di doverla fare porre. Andiamo avanti. Voi continuate ancora in un'ottica in cui, in questo processo, avvocato Giappero, io sto parlando con lei. Diamo atto, per favore, di questo, che l'avvocato Giappero sta raccogliendo tutti... Avvocato Giappero, mi dice che cosa sta facendo? Non sono tenuto. Non? Non
sono tenuto a dire... Eh no, certo, sta interrompendo l'udienza, però io le ricordo che l'udienza è un servizio pubblico. Mi denunci, così... Eh no, e io... Io vorrei solo evitarlo. Se mi pregate, lo faccio. A questo punto nomino sostituto processuale, l'avvocato Maria Turco. Revoco il mandato ai miei avvocati e chiedo che vengano gli avvocati d'ufficio.